Fra gli strumenti appunto promozionali legati alla conoscenza della montagna, dopo aver parlato della scuola di governo del territorio del paesaggio, possiamo parlare anche di tutte le politiche ambientali, di promozione, di educazione ambientale, che vuol dire sempre informazione, formazione. Ma anche un altro strumento molto importante per noi è quello, per esempio, della Fondazione Dolomiti UNESCO, che evidentemente è nata per altre ragioni, però una delle missioni importanti è proprio anche quello di promuovere la conoscenza dal punto di vista tecnico, culturale, geologico se vuole, ma anche paesaggistico, dell'economia, ecco.